Buon pomeriggio e ritroviamo nuovamente 7 Live. Ci ritroviamo come quasi ogni pomeriggio, diciamo un giorno sì, un giorno no, per parlarvi e raccontarvi delle realtà del territorio. Non solo informazione, curiosità, ma perché no, anche sport, perché è vero, sì, non si può fare attività all'aperto, non si possono fare tante cose, ma la fantasia e soprattutto la voglia di fare non manca. Noi quest'oggi la puntata la dedicheremo quasi interamente al territorio di Camerino, ma permettetemi in primis di rinnovare un augurio. L'abbiamo fatto 2 giorni fa, non ha fatto in tempo, diciamo, a sintonizzarsi sul nostro canale, ma anche tutti gli amici volevano unirsi agli auguri di buon compleanno del carissimo Vittorio Orfini. Vittorio, se ci stai seguendo questa volta ne siamo convinti, ti rinnoviamo a nome di tutti, anche i soci del CB Club Maceratese, di cui sei stato storico presidente e sei tuttora uno storico sostenitore e socio di questa storica associazione. Scusate il gioco di parole, ma questa è la realtà. Ovviamente ancora un augurio di buon compleanno a te, ovviamente, e alla famiglia. E si ritornerà a parlare anche di fiere, non sarà questo il periodo sicuramente, ma la Protezione Civile, il CB Club, sempre attivo sul territorio, non sta a guardare. Ancora auguri e noi siamo pronti per entrare nel vivo della trasmissione. Abbiamo detto una trasmissione, una puntata interamente in partenza da Camerino con un ospite. Intanto diamo la parola a Corrado Bellagamba dalla redazione di Camerino, che ci parlerà, ci racconterà di questa ulteriore realtà. Buon pomeriggio a te, Corrado, e al tuo ospite. Buon pomeriggio a te Mario, buon pomeriggio a tutti gli amici in ascolto. Oggi parliamo di CUS Camerino e in particolare di una iniziativa che è stata messa in atto dalla sezione atletica leggera, il challenge Io mi alleno e resto a casa. Ne parliamo con il nostro ospite, il responsabile della sezione atletica leggera del CUS Camerino, Riccardo Nalli. Riccardo, prima di entrare nel vivo, diciamo, di questa iniziativa, ci puoi raccontare un po' come è cambiata ovviamente la quotidianità della sezione atletica leggera e del CUS Camerino in questa situazione di emergenza? Buon pomeriggio a tutti, Buon cambiata molto. pomeriggio a te Riccardo e grazie di aver accettato il nostro invito di essere insieme, seppur a distanza, con noi e con i nostri telespettatori. Grazie a voi dell'invito. È cambiata moltissimo la vita, diciamo, della sezione atletica. Il nostro sport è uno sport prettamente fatto all'aria aperta, quindi allenarsi in casa, diciamo, non è la normalità. E comunque non puoi svolgere determinati lavori e allenamenti che ti permettono di entrare in forma e di andare avanti, diciamo, nell'attività. Al momento quello che riusciamo a fare è anche seguire un po' i ragazzi a distanza con allenamenti soprattutto di mantenimento e poco altro. L'iniziativa è stata un'iniziativa che, diciamo, è venuta in mente a un nostro atleta, Giacomo Nalli, mio fratello. Vedendo, diciamo, tante iniziative che c'erano nel territorio nazionale, quindi abbiamo provato a fare un allenamento insieme a distanza. Quindi ci siamo dati appuntamento una domenica mattina, la domenica prima di Pasqua, e praticamente tutti allo stesso momento abbiamo iniziato un allenamento con quello che avevamo in casa. Quindi chi aveva il tapis roulant ha fatto il tapis roulant, chi aveva una cicletta ha fatto la cicletta, chi non aveva nulla ha fatto degli addominali, ha fatto, non so, un po' di potenziamento. La fantasia per crearsi una palestra in casa, diciamo, non manca. Anzi, io approfitterei della tua presenza magari per dare qualche consiglio di come fare in merito, dai. Bah, io consigli, non sono un allenatore, quindi evito di darli. Potrei fare più danni che altro, però ci sono degli allenatori che sono sempre a disposizione, quindi se qualcuno vuole mettersi in contatto con loro, sicuramente possono dare
delle buone idee, come sta facendo per esempio anche il CUS con tutti i pomeriggi Angelo Abbracciamento, che fa dei corsi a distanza, per esempio. Beh, vedi, anche questo della distanza, non solo a livello didattico prettamente e quindi scolastico e anche conferenze, ma anche per fare fitness, fare degli allenamenti in compagnia, e chissà che non siano anche più divertenti, perché sicuramente ogni tanto succederà qualcosa di particolare nel collegamento e quindi vivacizza un po' l'allenamento facendolo pesare anche di meno, dai. Forse sì, dai, sul divertente non lo so, perché poi stare insieme la socialità è forte anche dell'atletica, quindi io parlando da dirigente dell'atletica, obiettivamente credo che non sia sostituibile, però nella necessità qualcosa si può fare e devo dire anche la verità, nell'iniziativa del challenge. Obiettivamente ci siamo sentiti vicini e abbiamo riso insieme perché mentre facevamo questa attività, i ragazzi che di solito si incontravano al campo e noi altri che ci siamo uniti, diciamo, in questa attività, commentavamo, facevamo battute, diciamo, interloquivamo durante l'attività e alla fine eravamo più di 80 persone, quindi è stato veramente un successone. E beh, quindi si riescono a fare dei numeri che forse magari prima non si facevano di persona, vuoi per la distanza, vuoi un po' per le tempistiche, quindi un risvolto positivo, se vogliamo così chiamarlo, alla fine c'è. Sì, un'attività, diciamo, sociale a distanza con i mezzi che abbiamo in casa, diciamo. Mezzi che, ricordiamolo per chi non conoscesse, nel territorio la realtà del CUS Camerino con degli impianti sportivi, quelli delle Calvie, veramente da non fare invidia a nessun altro, per quanto sono ampi, completi, e se non ricordo male, Corrado, proprio l'anno scorso c'è stato anche un ampliamento della palestra, parlando proprio Sì, di attrezzatura. è stata rinnovata con attrezzature nuove per il calisthenics, oltretutto un nuovo tipo di ginnastica che ovviamente richiede un'attrezzatura particolare, grazie all'apporto degli istruttori Gabriele Ortolani e Samuele Grasselli, l'offerta del fitness del CUS Camerino si è ampliata anche con questa offerta, insomma, con questa iniziativa. E poi tra le tante stranezze ricordo anche quella dell'arrampicata, che è stata anche una delle ultime puntate, mi sembra, hashtag Cuscamerino News, ma l'abbiamo anche vista da vicino. Non so se te hai avuto modo di farla, non so, Corrado o Riccardo, chi dei due ha avuto questa bella idea anche di fare un'arrampicata, no? No, Corrado lo A me vedo decisamente. venivano A me venivano le vertigini solo a fare le riprese. Ah, ecco, apposta era. Fare le riprese da sotto, già quello mi faceva venire le vertigini, quindi. Apposta Riccardo erano venute un po' mosse, non capivo il motivo, adesso ho la conferma. No, Ritorniamo. obiettivamente l'arrampicata è impressionante perché è una bella altezza e quindi dicono che sia anche una delle poche d'Italia che abbia questa possibilità di allenamento. Comunque sempre tutto in sicurezza, ben legati, quindi ovviamente ecco, questo è fondamentale. Fare atletica ovviamente non è come stare in palestra, la cosa è un po' diversa. Io spero che hai dico un giardino attorno a casa dove poterlo fare un po' di movimento, però non è uguale. Come si fa? No, assolutamente. Come si fa? Si cerca di fare, diciamo, un mix d'allenamento tra potenziamento e chi ha la possibilità di fare qualcosa di aerobico con tapirulana e cyclette. Purtroppo in questo momento non abbiamo molto altre possibilità di fare. Tutto ciò che sono ripetute, che sono magari allenamenti frazionati oppure anche cose che diciamo, anche dei ritmi e delle attività che magari in gruppo possono dare
dei benefici purtroppo non sono neanche pensabili. Tra l'altro è anche complicato programmare in questo momento perché non abbiamo un'idea di calendario né quando si possa ritornare a correre un calendario di gare. Quindi adesso quello che riusciamo a fare è mantenimento. Manteniamo, cerchiamo di tenerci pronti per quando si ricomincerà. Questa è la cosa importante, quello che stiamo cercando di far capire e di aiutare i ragazzi in questo momento. Vorrei fare una domanda al tuo ospite Corrado, se mi permetti, o non so se non vorrei rovinarti la lista, non so se già l'avevi inclusa, però unire lo sport anche con le realtà storico-folcloristiche del territorio. Mi viene da pensare, forse sbaglierò, un connubio tra gli atleti del CUS Camerino, appunto dell'atletica, e una rievocazione storica famosa della terra dei Varano. Ma il connubio c'è, diciamo, è assoluto, perché obiettivamente molti dei nostri atleti sono anche atleti della corsa alla spada. A Camerino si corre da sempre anche perché c'è la corsa alla spada che è un obiettivo stagionale importante. Magari fuori non è compresa molto questa importanza, ma nel cuore dei Camerti, diciamo, c'è un posto particolare per questa gara. Sicuramente il CUS Camerino aiuta tanto la corsa alla spada anche nel preparare, nel trovare gli atleti. E Corrado in merito penso che ne sa qualcosa anche dell'ultima edizione. Adesso, se vogliamo giusto dare una rinfrescata, anche parlando di chi ha vinto o chi ha partecipato, che magari ti è rimasto più impresso. No, vabbè, diciamo che l'anno scorso c'è stato un Amplein del terziero di Sossanta, anche con, spero di non offendere nessuno, con una discreta componente di fortuna, se così Anche quella fa vogliamo dire. parte del gioco, dello sport, quindi ci può stare. La partecipazione sicuramente comunque è tanta, immaginavo, come ha confermato Riccardo, comunque la componente CUS è molto importante. E non che i terzieri cerchino di accaparrarsi il miglior atleta, succede, no? No, No, questo vabbè, no, anche sì. perché ci Sì, sono delle regole molto chiare su quello che si può fare e quello che non si può fare, quindi. No, scusami Riccardo, mi sa che ti ho parlato sopra. non ti preoccupare se è stato chiaro. L'atleta va in base al territorio, quindi non è possibile accaparrarselo. Gli studenti vanno a sorteggio, quindi anche in questo caso non c'è molta possibilità. Si preparano tutti al meglio per sicuramente fare la migliore figura possibile. Poi loro sanno già dove bene o male andranno a correre e quelle che saranno poi le squadre. allora, io, se sei d'accordo, Corrado, farei invece un break a livello dando un paio di news, che so che sempre attento, pronto per i vari aggiornamenti dal territorio e non solo, e così poi ritorniamo subito e proseguiamo con Riccardo. Sì, una notizia che penso interessa anche Riccardo, visto che riguarda l'Università di Camerino, prosegue senza sosta l'attività di seminari proposta dall'Unicam, ovviamente rigorosamente in modalità telematica, con incontri di valore non solo scientifico ma anche divulgativo. E lunedì prossimo il professor Andrea Crisanti, che è un virologo di fama internazionale, professore ordinario all'Imperial College di Londra, all'Università di Padova, attualmente impegnato nel contrasto alla diffusione del coronavirus, terrà un seminario sul tema pandemia, l'esperimento di Vaux, con riferimento a Vaux Euganeo. A dialogare con lui il professor Guido Favia, direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di Unicam, parassitologo che da molti anni è impegnato in attività di ricerca scientifica,
relativa al controllo delle più pericolose malattie infettive che affliggono in particolare i paesi del terzo mondo. Un'altra notizia, questa con carattere nazionale, riguardo ad una piattaforma open source che si chiama Tech4Care a supporto dell'emergenza sanitaria grazie alla collaborazione tra l'Istituto per la Robotica e le Macchine Intelligenti e Maker Faire e the European Edition. Sulla piattaforma sono disponibili una selezione di risorse e soluzioni tecnologiche per contrastare l'epidemia da coronavirus e i suoi effetti. I progetti sono accessibili e disponibili per tutti gli operatori sanitari e quelli impegnati a produrre beni e servizi essenziali e chiunque e a chiunque conosca reali bisogni di aiuto, che così potrà descrivere le necessità, cercare tra le soluzioni disponibili o collaborare a definirne altre. Quindi ovviamente anche in questo caso la ricerca e il progresso tecnico sono di primaria importanza. Ritornando a noi, Riccardo, prima avevi accennato a quelle che sono le incognite per la ripresa della stagione, ma prima che iniziasse questa situazione, come stava andando la stagione di atletica, che comunque era iniziata e qualche risultato già l'aveva portato? La stagione atletica sì, era appena iniziata, c'è stata, diciamo, sia la parte indoor che la parte cross, quindi corsa campestre. Avevamo iniziato bene la stagione, perché nella prima fase del campionato di società di corsa campestre siamo arrivati al terzo posto, anche grazie all'annullamento della seconda fase, che avevamo, diciamo, centrato nella prima fase di Ancona del 16 di febbraio. Ugualmente abbiamo portato i ragazzi a fare i campionati italiani di mezza maratona che si sono svolti a Verona, e anche lì avevamo avuto dei buoni risultati, soprattutto Marco Campetti è andato molto bene, Luca Antonelli e Andrea Antonelli, ma in generale la condizione era in crescita un po' per tutti i ragazzi. Obiettivamente eravamo in attesa anche di partecipare ai campionati nazionali di corsa campestre che si sarebbero svolti il 5 di marzo, e invece sono stati rinviati adesso a fine anno e siamo in attesa di conoscere un po' quello che saranno gli sviluppi, diciamo, di questo calendario. Sicuramente è tutto rimandato. Dico anche con una sorta di felicità, quest'anno siamo ritornati sul podio del campionato regionale di cross, quindi è un bel risultato che nel quale mancavamo da qualche anno, quindi era un punto positivo in partenza. Hai parlato dei campionati nazionali di corsa campestre, tra l'altro ormai è un appuntamento al quale il Cus Camerino a livello nazionale in questi anni si è qualificato anche con una certa continuità, insomma. Sì, dal 2012 non siamo mai mancati, siamo addirittura arrivati noni nel 2014, se non erro, e quindi abbiamo avuto dei buoni risultati in questi anni. E poi per quello che riguarda anche l'attività della sezione, se non sbaglio c'è stata anche si è ripresa a lavorare per la partenza del settore femminile. Sì, il settore femminile è un paio d'anni che non eravamo riusciti a comportare, saremmo riusciti se si fosse svolta la seconda fase. Una riflessione, diciamo. Non ti ho sentito.
Volevo dire una riflessione volevo fare con te. Quanto è importante la continuità nel lavoro per arrivare ad ottenere certi risultati e una certa continuità di rendimento? Molto, diciamo, un atleta non si ferma mai. Comunque, anche nei periodi di bassa stagione, tra virgolette, deve continuare magari a fare avere degli atteggiamenti della vita personale che sono a volte anche di sacrificio. Quindi l'atletica non è uno sport che ti permette di evadere molto, via. Se la fai con serietà, devi avere anche una grande forza mentale per mantenere, diciamo, dei determinati livelli di attenzione, magari anche sul cibo, e quindi anche un rapporto diretto con l'allenatore è praticamente tutto l'anno. Ma Riccardo, a proposito di questo, hai detto rapporto con l'allenatore, ok, ovviamente per gli allenamenti, hai parlato di uno stile di vita in pratica, perché hai toccato diversi aspetti che riguardano proprio lo stile di vita, ma qual è il rapporto di un atleta nell'ambito familiare? Perché chiaramente dovrà relazionarsi per il cibo, per gli orari, per gli impegni. Com'è questo rapporto? Nel tuo caso, ovviamente. Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Immaginavo. Sicuramente devi organizzare al meglio la giornata chi corre ad alti livelli, perché obiettivamente ha bisogno di dare del tempo sia alla famiglia che all'attività. Sicuramente. Oltre che, diciamo, correre a livello sportivo, dovrai fare anche un salto agli ostacoli per cercare di conciliare il tutto, famiglia, Un figli, orario, lavoro. Tetris, Ogni tanto ti perdiamo, Riccardo, o abbiamo qualche problema forse sul video? Qualche ritardo anche sull'audio e sicuramente anche per i collegamenti che sono un po' la problematica di questo periodo. Intanto che recuperiamo Riccardo, lo abbiamo comunque sempre in video, o vediamo Corrado, ritorna con noi. Sì, intanto Corrado c'è. E Sì, approfitterei anche una. per dare anche le ultime notizie, visto che siamo agli ultimi minuti. Riccardo, sì, ce l'abbiamo anche lui. Corrado. Sì, prima di ritornare in chiusura con Riccardo, un'ultima notizia che arriva da Castel Raimondo. Nella giornata di ieri il comune ha annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari per lavorare insieme alla gestione cittadina dell'emergenza Covid-19. Nei giorni scorsi, nel comune di Castel Raimondo, si è costituito questo gruppo coordinato dal sindaco Renzo Marinelli, che insieme alla giunta composta da Esperia Gregori, Patrizio Leonelli, Roberto Pupilli, Elisabetta Torregiani, al presidente del consiglio comunale Fabrizio Mancini, lavorerà questo gruppo insieme ai capigruppo della maggioranza, Polo per Castelraimondo, Claudio Cioli, che ai capogruppo di minoranza, cioè Renato De Leone per il gruppo Castelraimondo Identità e Futuro e Daniele Antonozzi per il gruppo Castelraimondo che sarà. Quindi, ovviamente, essendo una situazione che richiede una massima unità di intenti, il comune di Castelraimondo ha cercato di mettere a fattor comune tutti i gruppi consiliari per lavorare insieme
alla gestione della pandemia. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, Corrado, non so se hai terminato col news o se ne hai altre, per Sì, terminare poi ho terminato. con Riccardo, appunto, con le ultime curiosità e aggiornamenti dal mondo CUS, in particolar modo di quello dell'atletica. Sì, io ho terminato. E Riccardo, un'ultima cosa che ti volevo chiedere sul challenge. Io mi alleno e resto a casa, come sono finiti i 40 minuti di allenamento? Sono finiti con un momento, diciamo, anche sociale e di condivisione molto simpatico, perché obiettivamente abbiamo cominciato tutti a mandarci queste foto che poi sono state raccolte da mio fratello in questo poster, nei quali tutti quanti abbiamo o fotografato il nostro volto a fine allenamento, oppure abbiamo fotografato l'orologio, oppure quello che avevamo a disposizione per cronometrarci o diciamo comprovare che noi avevamo fatto il lavoro previsto. E sinceramente è stato veramente un bel momento. In questo momento erano già 15 giorni che non vedevamo nessuno è stato un momento anche simpatico, diciamo. Sì, sicuramente da replicare, penso. Sì, sicuramente da replicare, anche perché dopo le vacanze pasquali, tra virgolette, fare un po' di movimento può far bene. Sì, ancora di più, direi. Ancora di più in questo momento. E sicuramente lo sport, come la musica, sono degli ottimi, diciamo, Viagra per la vita in questo momento. In questo momento sì, sicuramente condividere insieme delle attività in questo momento di isolamento ci rendono più vivi. Magari nella prossima sessione, non so se vuoi invitare anche Corrado, così almeno vediamo quello che fa a livello sportivo. Come no? Corrado tra l'altro ha un passato, diciamo, da podista, se non sbaglio. Da aspirante podista, mettiamola, è più esatto. Io se partecipo però senza selfie finale, perché dopo 40, se ci provo adesso, dopo 40 minuti di allenamento, penso che la faccia non sarà proprio delle migliori. Ma non importa, è solo fare la foto al cronometro. È l'intenzione, intanto importante che ci sia quella, penso sicuramente. Sicuramente. Bene, e siamo veramente giunti al termine anche di questa mezz'ora di 7 live, informazioni dal territorio, intrattenimento, come vedete ogni puntata con qualche ospite per parlare un po' delle varie realtà, dalla musica allo sport, ma nelle prossime settimane avremo anche altri interessanti argomenti da sottoporvi. E chi volesse invece contattarvi, seguirvi, saperne di più, Riccardo, in merito al CUS e alle varie iniziative, come potrebbe fare? Abbiamo sicuramente tutte i contatti social che si possono trovare sia sul sito internet del CUS Camerino, sia sulla pagina Facebook, e poi in base anche all'attività che svolge verrà indirizzato e rispondi. Noi abbiamo varie attività che svolgiamo, vari sport, quindi ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti i gusti. Benissimo, allora Corrado, io ringrazio te, ringrazio il tuo ospite ovviamente, un buon proseguo anche per gli allenamenti, chiamiamoli a distanza, Riccardo, e auguriamoci presto di poter ricominciare a correre sui campi e soprattutto sulle piste di atletica. Riccardo, grazie a te, una buona serata. Grazie a voi e grazie per l'attenzione. Bene, Corrado, noi l'appuntamento ovviamente sarà per lunedì prossimo, o qualche altra novità, qualche altra realtà sicuramente da raccontare. E buona serata anche a te allora, Corrado. Buona serata a tutti.
Bene, e noi ritorniamo in studio per andare fra alcuni istanti con la programmazione, ritorniamo in programmazione televisiva, ritorniamo con ovviamente le realtà dal territorio, ma soprattutto non perdiamo d'occhio anche e soprattutto le previsioni meteo. Buona serata anche da Mario Diorio, anche questa puntata in diretta anche su YouTube, potrete riseguirla in podcast anche nei prossimi giorni. Buona serata e grazie di essere stati con noi.